Eccoci qua, ben trovati in Erboristeria con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Ciao Claudio, buongiorno, ben trovato. Di che pianta parliamo oggi? Parliamo del Philanthus. Quindi le qualità del Philanthus. Allora, lo inquadriamo sul libro. Sì. Philanthus è una pianta usata nella medicina ayurvedica, medicina tradizionale indiana, ma è usata anche in Sud America. In Sud America. Esistono diverse varietà. La più usata è il Philanthus niruri. Allora, è una pianta che ha varie applicazioni, è un ottimo diuretico, favorisce la disgregazione dei calcoli, anche delle urinarie, quindi può essere interessante in quel senso, aumenta il volume delle urine. Accidenti. E in più è una pianta che ha un'ottima azione a livello epatico, è un epatoprotettore, un disintossicante epatico, è un antivirale, quindi è utile anche in situazioni di epatite B, epatiti croniche di tipo B. Quindi fa bene anche al fegato? Sì, sì, fa molto bene al fegato. Fa molto bene al fegato. È una delle piante epatoprotettive interessanti. Interessanti, ok. È ipoglicemizzante, cioè riduce il tasso di zuccheri nel sangue. Uh-huh. Ha un'azione antinfiammatoria, rinfrescante, e antipiretica, cioè abbassa la febbre. Ok. È utile anche per il sanguinamento, eccessivo sanguinamento mestruale. Quindi. Ah, come la si assume? Come la si assume? E di solito la si prende, da noi la si trova principalmente in compresse. In compresse. Da sola o mista a altre piante. Ok. Ha anche un'azione antianemica e è anche un tonico generale. Una bella pianta, insomma. Sì. E per uso esterno, nelle zone dove si trova fresca, è utilizzata anche per favorire la riparazione e la cicatrizzazione delle ferite. Delle piante. In quel caso ci vorrebbe proprio la pianta. La pianta fresca ci vuole. Se volete vi do qualche... Una ricettina, Sì. Stiamo a sentire. È una... combinazione di tre piante, sì, per le malattie epatiche, epatiti, come disintossicante del fegato, come epatoprotettore. Ok. Allora, Philanthus, cardomariano e schisandra in parti uguali. Ovviamente, dato che il Philanthus è in erba secca, difficilmente è reperibile, questa composizione può essere fatta preparare con degli estratti secchi, okay, oppure unire insieme tre prodotti o due prodotti, sì, sì, perché si trova un prodotto a base di schisandra e Philanthus, sì, sì. A quel punto lì si può unire il cardomariano e abbiamo fatto la combinazione, okay, okay. E di questo praticamente almeno un paio di volte al giorno, il dosaggio dipende dal tipo di prodotto che abbiamo a disposizione. Certo. Va bene, noi ti diciamo grazie anche per questa settimana. Grazie a voi. E noi ci vediamo tra 7 giorni. Buona Ciao. Domenica.